Ciao e bentornati per un nuovo video. Oggi facciamo un video dedicato alla recensione del dupe o fake, non so come lo volete intendere, del Foreo. Allora, perché ho comprato questo se ho già questo e anche il Sunmade? Perché recentemente avevo visto una video recensione di una ragazza che aveva comprato questo apparecchietto da Wish, lo aveva pagato molto poco e che lo aveva ricevuto con la scritta Foreo Luna Mini 2 e che sembrava essere abbastanza soddisfatta. Allora ho detto buttiamo questi 8 euro e compriamolo, vediamo com'è, perché davvero ero curiosa. Allora ho fatto un ordine da Wish, l'ho ricevuto nel giro di 25 giorni più o meno e mi è arrivato. Allora, iniziamo col dire che quando mi è arrivato la confezione non era proprio integra. Allora, mi è arrivata in una confezione del genere, dove in genere chiuso è chiuso da questa etichetta qua, invece qui c'era un'etichetta bianca assolutamente anonima che lo chiudeva. E già questo mi ha fatto fare una smorfia. Quando l'ho aperto ho visto che questo scatolino qua era parecchio ammaccato, dove dentro c'è il connettore per la ricarica. Detto questo, neanche questo era sigillato. Comunque l'apparecchietto era messo in questo modo. Io l'ho ricevuto così. L'ho aperto. Aia. E ho visto che palesemente l'apparecchietto era usato. Sia da un lato che dall'altro presentava proprio delle sbavature in questa parte trasparente. Comunque non mi sono persa d'animo perché davvero lo volevo testare. Ovviamente qui non c'era scritto nessuna scritta Foreo Luna 2, ma c'era scritto Forever. Mi sono premurata a scrivere eccetera eccetera, tutto quanto. Comunque passiamo a quello che più ci interessa. Io l'ho voluto provare, quindi l'ho abbondantemente lavato, essendo in silicone un materiale igienico, quindi comunque l'ho disinfettato in maniera soddisfacente. Dopodiché l'ho provato, quindi l'ho inumidito, ho messo il detergente e l'ho provato. Partiamo dal fatto che le setole sono cortissime, proprio cortissime, a prescindere da quanto possono essere morbide, sono molto molto corte, quindi comunque quando si passa sul viso si sente un attrito non indifferente. Allora, io ho provato a fare solo una parte del viso perché vi devo dire ero assolutamente restia e reticente, e quindi va bene, quando si accende si può gestire le pulsazioni in maniera negativa o in maniera positiva, quindi aumentano o diminuiscono e pulsa in maniera completamente diversa dal Foreo. E detto questo, quando si inizia a passare sul viso si sente subito una sensazione che non è piacevole, e io l'ho fatto per circa 20 secondi perché poi insomma era più che sufficiente. La differenza si sente subito, la sensazione non è piacevole. Qua dietro, dove dovrebbe fare il massaggio con la crema, è durissimo, le setole proprio sono in silicone durissime e grosse. Si carica da questo piolino qui dietro, che ha la sua protezione e quindi temo che non sia neanche waterproof. Io l'avevo preso giusto per curiosità, giusto per dire magari vado in viaggio, mi porto questo piccolino, oppure se qualcuno deve stare qualche giorno fuori, così non lo toglie alle persone che rimangono a casa, una spesa in più. Ho voluto provare questi 8 euro, che veramente non sono impegnativi, giusto per avere un'alternativa e soprattutto per saper bene parlare, perché ci sono tante persone che dicono vabbè provo questo invece di provare qualsiasi altra, che so, magari il Sunmade, e capisco se questa tipologia di dispositivo è adatta a me. Non è una buona scelta, perché comprando questo non si capisce se questo tipo di dispositivo è adatto, perché non è un dispositivo piacevole ed è una cosa che assolutamente ci fa fare un passo indietro dal comprare il Foreo, che è assolutamente un altro livello ed è assolutamente un altro genere di pulizia, un'altra qualità di pulizia, ma soprattutto un'altra qualità di sensazione. Quindi io non so se la ragazza che ha fatto questo video recensione abbia ricevuto lo stesso mio apparecchietto, ma sicuramente no, perché qui non c'era la stessa scritta.
Lei era, diciamo, era rimasta piacevolmente stupita. Io sono rimasta invece amaramente, insoddisfatta. Vi dico, se avete pensato di comprare un apparecchietto del genere, risparmiatevi questi soldi, anche se sono 6, 8, 10 euro, davvero non ne vale la pena. Lo riporreste nel lavandino e non lo usereste. Quindi, se proprio volete provare un'alternativa al Foreo, che è un validissimo prodotto, cercate qualcosa di alternativo. Io ho fatto un video a questo proposito, ho fatto il confronto tra il Foreo e il Sanmei, quindi se vuoi andarlo a vedere ti lascio la scheda qui su. Questa prova l'ho fatta io per voi, non ne vale la pena, dunque non buttate questi soldi. Allora, giusto per fare questa piccola recensione e per dirvi quanto questo è validissimo e questo invece è veramente un pessimo fake, un pessimo dupe. Noi ci rivediamo al prossimo video, grazie per essere stata con me e soprattutto ricordati un bel pollice in su se ti è piaciuto il video e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Ciao, alla prossima!